Ehi ragazzi, abbiamo nuove date tour per voi. Ci vediamo a Marcianise il 13 luglio alle ore 17 al centro commerciale Campania, poi a Riccione al Parco Tremare il 30 luglio alle ore 11 e sempre a Riccione al Parco Tremare il 20 agosto alle ore 11. Mi raccomando, non mancate! Un bacio! Dai, 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 che siamo per arrivare, ma non abbiamo neanche il tempo di passare in albergo, dobbiamo correre a Valmontone. Ci mamma, stanno aspettando gli unicornini, fai presto. Non devo ancora vestire. Adesso ti vesto, Stiamo arrivando e nessuno ci fermerà. Ecco qui ragazzi, stiamo arrivando, ci siamo cambiati al volo qui all'interno dell'outlet. Io ansia adrenalina. Diventare una giornata magica, come polvere di stelle le mi fa volare. Oh, oh, cavalchiamo sui colori di un arcobaleno, sai che il nostro sogno si realizzerà davvero, grazie alla felicità coloreremo il cielo. Del cuore, se stiamo insieme tutto poi diventerà speciale. Vieni qui, corri qua, qui sospesi tra sogno e realtà, qui con noi sentirai un abbraccio di felicità. Se stiamo insieme sarà migliore, e dentro al cuore pace e serenità. Wow, ma bravissimi! Adesso voglio sentire un bel urlo, vai, 3, 2, 1. Da dove siete sfugate? Dal portale magico. Cosa avete portato? Chiaramente ci sono delle priorità, no? Si offre priorità. Siete delle ragazze, io va bene,
te lo do io, grazie piccoline, grazie. Ciao. Taggateci, eh. Avete portato un sacco di regalini, sono bellissimi. Quanti regali avete portato? Me li fate vedere questi anche regali? Ancora! Mamma mia, tantissimi! Ciao piccolino! Come ti chiami? Federico! Federico, che bel nome! Hai letto il libro? È così! Ti è piaciuto? Eccolo qui, guarda che bel libro, che meraviglioso! Un abbraccio! Dove vai tu con questa fascetta? Dove vai? E vengono da? Capua, provincia di Caserta. E allora un mega abbraccione a mamma e papà, eh? Aurora, Aurora, ciao!
qui abbiamo due bimbi bellissimi che si chiamano Alessio. Ma quanto siete belli, da quanto tempo state aspettando? Da tantissimo, ma voi non vi arrendete? Mai. Ragazzi, la mia sesta suona. Ecco bene. Allora mi hai fatto sporcare! Ma ti sei imbarcato! Ecco, fammi la testa! Chi è che mi chiama? Daniela! Qualcuno mi sta chiamando, sono tua mamma di Aurora? Dai, dai, che ce la stiamo facendo, su! Ciao, bellissimi! Sono tutti i regalini che avete ricevuto. Cosa hai detto? Non ho capito bene. Ho detto che alcune coppie che sono venute in realtà prima erano bambini, che poi sono cresciute e hanno fatto altri bambini. Appassionati a Ludovica e Aurora, chiaramente. Sì, perché sono le ore. Sono le 22:16. Stiamo chiudendo l'outlet. Mamma mia. Questi poveri bimbi qui che stanno aspettando, questi piccolini che sono degli eroi. Loro stanno benissimo e Mattia Sbadiglio. Ciao piccolini, ciao. Veniteci a trovare presto. Ciao, grazie. E grazie di tutto. Grazie per essere venuti. Ciao piccoli, ma da dove venite voi? Da Napoli. Da Napoli. Tutta questa strada avete fatto fare a mamma. E perché voi siete ancora qui? Perché noi non ci arrendiamo mai. Bravissimi. Io devo dire che vedo il presentatore un po' provato. O sbaglio? Dopo questa potrete sopravvivere a tutto. Non lo so, ho lasciato mia figlia di 4 mesi a casa, quando torno ho paura che non mi riconosca. Ah sì, si sa. Io non avevo la barba all'inizio. Non ci vedo niente. Ragazze, adesso recuperate tutte queste cose, tutti i regalini che ci hanno fatto gli unicorrini e andiamo a cenare che è tardissimo. Ce le da cenare queste cose. Come cenare? Zaira, tu sei venuta ad aiutarci oppure no? Voglio capire. No, che fai tutto alla finta tonta. Lei è venuta solo a mangiare e a dormire. Ah, ecco, sembrava. Ma lo sapete che questo albergo forse che abbiamo preso mi hanno detto che è un albergo incantato? Che succedono delle cose strane. Andiamo a vedere che è meglio. Ma c'è barba lunga. Non lo so. Dai, prendiamo tutti questi regalini e andiamo. Vai, Zaira, continua. Auri, sei stanca? Zaira, stai perdendo i pezzi per la strada. Zaira, che stai combinando? Stai perdendo tutti i regali degli unicornini. Ma che combini? Io sono bella. Ludo, ma quanti regali ne avevi? Strada. Ma è freddo, Ludo? La prende qualcuno. No. Zaira, che fai? Andiamo, fate presto che non mangiamo neanche stasera perché siamo in super ritardo. No, vabbè. Ragazzi, io l'unica cosa che... No, ragazzi, non prego. C'era un unicornino che faceva così, faceva... Yeah, oh yeah. Sì, andiamo, yeah, oh yeah, andiamo a mangiare, dai. Allora, l'evento è finito e noi adesso facciamo la prova del saluto. Vediamo, Mattia, quanto conosce il nostro saluto. Hai solo un'opportunità, per impararlo. Vai. Ecco, bravo Matti, uno di noi.